Poi, prima di cominciare, vorrei far vedere agli amici a casa la stanza di questa ragazza, di vostra figlia, perché tanto è una stanza di una ragazza di 19 anni, e questo vuol dire che è tutto un mondo, ma perché in questa stanza, tra poco lo vedremo, si svolgerà qualcosa di cui tra poco parliamo, un incontro che io non fatico a chiamare mistico, in questa stanza che vedete. Allora, causa di beatificazione aperta, mia figlia è una santa, in realtà ancora appunto non lo è, ma il cammino è tracciato, è iniziato. L'avete attesa 11 anni, 11 anni di attesa ma anche di preghiera, vero Certo, Ruggero? sì, e noi era Era lei quello che andava. sì, sono andato a un santuario della Madonna delle Rocche proprio per chiedere questa figlia perché era già 11 Voi vi anni, siete 60. sposati nel... E quindi, come tutte le coppie che si sposano, volevate un figlio. E Certo. per 11 anni lei ha chiesto, ha fatto questa preghiera alla Madonna, ha detto: Ma così. mandaci una... Sì, per i primi anni no, ma però quando abbiamo visto che così questa bimba, questo figlio non veniva e io non concepivo così matrimonio senza figli, ho cominciato a pregare in questo E santuario. dopo 11 anni, tra l'altro questa sua è una situazione comune, lo sapete a tante coppie, dopo 11 anni arriva Chiara. Com'è Chiara? Me la descrive Maria Teresa. Chiara era... Per noi era una bambina meravigliosa, perché dopo questa attesa così puoi immaginare tutta la nostra emozione, no? Perché questa figlia completava la nostra unione e aumentava l'amore tra di noi, ma avvertivamo nell'anima che Chiara non era solo figlia nostra, ma prima di tutto era figlia di Dio e come tale dovevamo crescerla e rispettarla nella sua libertà. E ad un certo punto, quando Chiara ha 15 anni, Sì? Sì, sente un dolore fortissimo. e direi non a 15 anni, per la precisione verso i 17 anni. Ecco, lei già accusava da tempo questo dolore alla spalla, ma non si lamentava, non le dava molta importanza. E quindi però un giorno mi ha chiesto: mamma, vado a fare una partita a tennis? Ho detto va bene. Perché Chiara a noi piace pensarla come una sportiva per eccellenza, faceva tennis, pattinaggio, la montagna le piaceva, il mare esplodeva. E che proprio durante questa partita, e dopo 10 minuti è ritornata a casa pallidissima, e dico: Chiara, come mai sei già a casa? Lei ha detto: perché ho accusato un dolore così forte alla spalla che mi è caduta la racchetta. Ecco, e poi direi che di lì Avete è... cominciato a fare dei controlli, Sì? i signori insomma, si informano, il medico parla prima con loro e dà prima a loro la diagnosi che è terribile ed è. Sì, osteosarcoma, un tumore terribile, il peggiore, ci ha detto così quando è uscito. Vostra figlia ha un Chiara ancora tumore. non lo sapeva. No, Chiara ha detto: vado dentro questo studio e poi arrivo. È arrivato lui, ha chiesto questa cosa, abbiamo detto di sì. Erano le 7:30 del mattino, io e Ruggero nella sala d'aspetto, niente e nessuno ci faceva pensare a una diagnosi tanto sconvolgente. Poi Chiara viene a saperlo qualche giorno dopo, voleva accompagnarla la signora Maria Teresa, ma non può perché quel giorno è impedita, non ce la fa fisicamente ad andare, e quindi la accompagna il papà e la mamma attende, no? Attende che questa ragazza torni con questa terribile verità. E siccome non poteva uscire di casa, si affaccia alla finestra, guarda dalla tenda, la vede tornare e dice: vediamo se capisco da come cammina, come ha preso la notizia e come camminava. Chiara camminava molto lentamente, come se volesse temporeggiare a darmi la notizia che lei aveva scoperto, ed era molto cupa in volto, guardava per terra. Quando... Dopodiché Chiara sale a casa, entra, saluta, ma in realtà. No, io chiedo: Chiara, com'è andata? E lei, senza guardarmi, sempre cupa così in volto, mi dice: mamma, ora non parlare. E va in camera. E E si butta sul letto così com'era. in camera accade qualcosa, un qualcosa che dura 25 minuti, che io prima ho detto non tardo a definire incontro mistico, però quello che accade in camera e soprattutto quello che succede dopo questi
fantastici, straordinari, meravigliosi, terribili però anche, dolorosi 25 minuti, lo vediamo in questa fiction che per noi ha realizzato Lucio Cocchia e che ci dice appunto qualcosa di più di questa straordinaria ragazza. Chiara. Tu Gesù, lo voglio anch'io. E questo è il risultato di questi 25 minuti di silenzio assoluto. Lei sì, stava lì? Sì, io me la guardavo, ecco, per rispettare questa sua volontà così, e vedevo dall'espressione del suo volto tutta la sofferenza di quel momento. La lotta proprio che Chiara faceva interiormente per poter dire questo sì a Gesù, ma non ci riusciva. Però lei dice non ci riusciva, ha impiegato 25 minuti, che è un niente. Sì, per me si erano interminabili. Lo guardavo quell'orologio, ma i minuti erano interminabili, avrei voluto dire qualcosa, poi Chiara vedrai, ma non ma cosa è vuol dire? Possibile. Cosa vuol dire sì Gesù, si fa sì, come vuoi tu? Sì. Cosa vuol dire? Come cambia da quel momento in poi la vita di questa ragazza? E cambia in un modo radicale, in un modo meraviglioso. Infatti io mi sono meravigliata di questa cosa e dentro di me chiedevo a Gesù, parlavo a Gesù e gli dicevo: ma Gesù, ora Chiara ti ha detto il suo sì, ma quante volte lo dovrà ripetere? Quante volte cadrà? E invece Chiara ha impiegato 25 minuti a dire il suo sì, non si è più voltata indietro. E ha cominciato, come dire, il suo calvario nella piena gioia, nella volontà di Dio. Oggi è la festa dei Santi, adesso con Don Enrico capiremo se è la festa di tutti, se è la festa di qualcuno. Però ci piaceva particolarmente stamattina parlare dei Santi partendo da persone così vicine a noi, che i parenti sono qui a raccontarci questa esperienza, peraltro recente. Chiara muore, pensate, chiede di essere seppellita con l'abito da sposa bianco. Sì. Perché? Sì, un giorno così ce l'ha chiesto, ho detto: mamma, mi piacerebbe, come dire, quando partirò per il cielo, indossare un vestito bianco, perché io sposo Gesù. Ecco, lei aveva fatto tutto questo cammino innamorandosi di Dio e voleva raggiungere questa meta. Voleva essere la sposa dello sposo, dello sposo che è evidentemente Cristo. Sì.